Ancora una volta, il liceo scientifico Romita di Campobasso organizza un seminario per accompagnare gli studenti oltre il consueto percorso formativo scolastico e nello stesso tempo permettere ai professionisti dei vari settori di dialogare tra loro. L'iniziativa di questa mattina, in due sessioni, con la seconda di martedì 1 giugno, è dedicata alle tematiche del connubio tra scienza e movimento. Ne parliamo con la professoressa Giuseppina Calcagnile, tra gli organizzatori del seminario. Il convegno nasce proprio da un'esigenza del liceo scientifico e soprattutto dell'indirizzo sportivo. Come voi sapete, da un paio di anni abbiamo una sezione dedicata allo sportivo, vuol dire che fanno 6 ore di scienze motorie, discipline sportive, e allora dobbiamo dare risalto a quello che significa movimento con delle basi scientifiche. Abbiamo lavorato in maniera trasversale con gli insegnanti di fisica, di scienze, e poi abbiamo chiesto soprattutto il contributo di relatori di alto livello, relatori che devono essere medici, ma contemporaneamente devono essere anche del mondo proprio dello sport, perché lo sport ad alto livello, partendo da piccoli fino all'alto livello, in realtà non fa altro che applicare quelle che sono le leggi della fisica, deve utilizzare le conoscenze della scienza medica, quindi in questo modo noi possiamo creare una sinergia tra le conoscenze che porteranno non solo a prestazioni di alto livello, ma anche a persone che avranno una qualità della vita migliore, perché sapranno gestire il proprio movimento, il proprio corpo, la propria vita in una maniera più consapevole. Gli studenti sono studenti, la capacità della scuola è quella di riuscire ad accompagnarli in un percorso che sia motivato e interessante, quindi le tematiche viste da più punti di vista, ossia non soltanto da una lezione frontale, ma in maniera anche interattiva. Oggi abbiamo, per esempio, lei mi diceva come abbiamo fatto, abbiamo insieme a noi il preside del corso di laurea in scienze motorie, che è un genetista, che in questo momento sta spiegando che cosa sono i vaccini genetici, perché noi sempre ne sentiamo parlare, ma abbiamo bisogno di questo. Abbiamo gli organismi sportivi, quindi loro oggi stanno conoscendo chi sono le nuove figure del mondo territoriale, del CONI, ma anche a livello nazionale. Abbiamo una consigliera nazionale, abbiamo una campionessa olimpica, abbiamo una campionessa di una disciplina sportiva poco diffusa, ma che stiamo cercando anche di promuovere sul territorio, che è il tiro a piattello, il cosiddetto tiro a volo. E Roberta Pelosi ha partecipato a 3 Olimpiadi ed oggi è con noi, ma è anche campionessa di 12 titoli mondiali. Tutto questo insieme in sinergia con quelle che sono le altre scuole di indirizzo sportivo. Sono presenti i rappresentanti del liceo scientifico di Termoli, il professore Piccirillo, ma anche di Termoli, la professoressa Catelli, e di Isernia, il professore Piccirillo, insieme anche all'istituto comprensivo Iomine, che sta cercando di creare un percorso sportivo. La sinergia e la verticalizzazione tra coloro che si occupano delle stesse tematiche può dare sicuramente dei frutti migliori di quello che può fare una singola scuola, una singola classe o un singolo insegnante.